Cari telespettatori, siamo di nuovo in studio perché oggi parleremo di appalti pubblici insieme alla CNA di Pesaro e Urbino. In particolare ci concentreremo sul decreto legge sblocca cantieri insieme ai nostri ospiti. Vado subito a presentarveli. Partiamo da Fausto Baldarelli, responsabile della CNA Costruzioni. Buonasera. Buonasera, buonasera telespettatori di Fano TV. E Nicola Tonelli, avvocato consulente CNA Appalti Pubblici. Benvenuta nei nostri studi. Grazie. Facciamo un passo indietro. Sappiamo che questo decreto ha avuto un iter un po' travagliato, però nonostante le difficoltà incontrate, lo sblocca cantieri è stato convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Che cosa contiene? Contiene delle importanti modifiche al codice appalti, ma anche al testo unico sull'edilizia. Il 25 giugno sappiamo che è stato ripubblicato con l'aggiunta di alcune note esplicative e quindi ora è stato convertito in legge un provvedimento che introduce un po' delle disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese. Baldarelli, innanzitutto quali sono le principali novità? Allora, diciamo che il governo ha chiamato sblocca cantieri, speriamo che partano i cantieri, perché dall'inizio dell'anno, col fatto che doveva uscire la nuova norma, tutti gli appalti sono rimasti bloccati, i comuni o gli enti appaltanti non hanno più appaltato lavori, quindi anche noi come CNA l'abbiamo denunciato diverse volte che lo sblocca cantieri doveva partire per poi far partire lavori. Le novità quali sono? Sono quelle che interessano il nostro mondo dell'impresa, sono diverse. Prima di tutto si possono fare gli affidamenti diretti, poi entrerò nel dettaglio, fino a 40.000 euro, delle facilitazioni da 40 a 150 mila euro, delle opportunità da 150 a 350 mila euro, da 350 mila euro a 1 milione di euro. Questa fascia di appalti è una fascia molto interessante dove può coinvolgere il sistema delle imprese locali. Poi l'altro aspetto importante sono il subappalto e le qualifiche delle imprese. Ecco, tutti questi dettagli li stiamo fornendo ai nostri telespettatori anche grazie a delle slide, così per agevolarli e farli entrare bene nell'argomento. Avvocato, approfondiamo un po' questo importante DL. Il problema è che quando si parla di normativa, le normative dovrebbero essere semplici, chiare e l'impostazione anche codicistica di questo codice era volta alla semplificazione. In realtà che cosa ci troviamo ad affrontare? Ad affrontare anche per noi operatori del settore, comunque come professionisti, anche delle difficoltà perché le stesse formulazioni comunque del contenuto degli articoli possono dare adito anche a dubbi e difficoltà di interpretazione. In particolare mi rivolgo proprio alla fascia, quindi ecco la seconda fascia, quella dai 40.000 ai 150.000, scompare questa dicotomia di procedura negoziata che comunque ecco, era conosciuta da tutti e quindi ecco, è possibile in questo caso ecco, dividere le procedure fra lavori e servizi senza più far riferimento ecco, alla procedura negoziata. Questo perché? Perché comunque ecco, nella formulazione letterale si è perso qualcosa per strada e questo, come dico, ecco, ha dato mano ecco, a noi operatori del settore di dover aiutare quindi ecco, anche le stazioni appaltanti e le stesse imprese nel capire, nel riuscire a districarsi. Ad oggi quello che è chiaro è che per i lavori è possibile quindi ecco, per i RUP valutare tre preventivi e quindi ecco, sempre nella fascia dai 40 ai 150 mila euro, cosicché si è perso quindi ecco, la vecchia consultazione, ma in questo caso siamo in una fase di valutazione, quindi sicuramente un procedimento molto più snello, con meno formalismi e che facilita molto di più tutti quelli che sono quei lavori in questa fascia, ovvero dai 40 ai 150 mila euro. E invece ecco, per le forniture e servizi è rimasto un problema perché comunque si parla di inviti a 5 operatori economici o mediante indagini di mercato o acquisendo tali operatori economici dagli elenchi dei fornitori in possesso presso le stazioni appaltanti, però dimenticando che procedura fare perché, come dico, è scomparsa proprio ecco, la terminologia di procedura negoziate, quindi questo ha destato ecco, non pochi problemi. E ci sono novità, Fausto, anche per quanto riguarda le qualifiche? Sì, una cosa molto molto importante che le qualifiche, l'impresa si qualificava attraverso i lavori eseguiti,
il volume d'affari e delle donnellate tecniche. E si prendevano come punto di riferimento gli ultimi 10 anni. Con l'articolo 54 del decreto legislativo sblocca cantieri viene portata a 15 anni. Questo è molto importante perché si rientra nel periodo pre-crisi, quindi l'impresa può portare come dote, usiamo questo termine, i lavori eseguiti, parliamo intorno al 2005-2006, quando ancora la crisi economica non c'era, quindi c'è la possibilità che le imprese possano qualificarsi, soprattutto questo per l'attestazione SOA, per i lavori fino a 150.000 euro. Oltre i 150.000 euro. Questo è un aspetto molto importante. Volevo aggiungere a quello che ha detto l'avvocato Tonelli un aspetto molto importante, che da 0 a 40.000 euro, quindi un mercato che riguarda le imprese, qualsiasi tipo di impresa, l'ente appaltante, il comune, può invitare qualsiasi impresa. Quindi è questo l'importante novità, dove può vedere protagonista il sistema delle imprese diciamo, che noi rappresentiamo, perché da 0 a 40.000 euro e da 40.000 euro a 150.000 euro si rappresenta il 30% degli appalti in Italia. Quindi la grande novità dello sblocca cantieri, mentre prima dovevi fare una procedura complicata, adesso si semplifica tutto. È qui che ci confronteremo poi con gli enti locali su questo aspetto molto importante. Insomma, delle note positive. Esatto. Avvocato, accennato prima di questi servizi, quindi forniture e servizi. Che cosa cambia? Allora, nelle forniture e nei servizi cambia proprio, ecco, soprattutto nella seconda fascia, perché come ha detto Fausto, la prima fascia, ovvero quella da 0 a 40.000, è rimasta pressoché identica anche rispetto alla normativa previgente. L'unica nota di favore nei confronti comunque, ecco, anche dei RUP che devono prendere delle decisioni è la possibilità di poter decidere autonomamente con le loro valutazioni il servizio o comunque quella fornitura o il lavoro che andranno a richiedere, senza dover motivare in maniera eccessiva, anche in maniera talvolta, ecco, complessa, tale da ritardare anche magari con una fornitura più semplice o più facile questa la propria determina. Quindi in questo modo si snellisce anche quello che è la richiesta di un bene o di un servizio o di un lavoro da 0 a 40.000. Invece, come stavo dicendo prima, proprio per la seconda fascia questi 5 operatori economici in realtà debbono essere rinvitati, e quindi, ecco, anche se la parola procedura negoziata non compare più, però in realtà quello che dovranno fare le stazioni appaltanti è prevedere delle indagini di mercato o comunque anche, ecco, ampliare i propri elenchi fornitori per andare ad individuare questi 5 operatori da invitare, almeno 5, quindi debbono essere sopra i 5 e sempre nel pieno rispetto di quello che è il principio della rotazione. Il criterio di rotazione e la nostra linea 4 dell'ANAC ancora permarrà, e quindi, ecco, questo fa sì che comunque, ecco, sempre nel triennio precedente debbono essere valutate quelle che sono state le imprese invitate, e rimane anche il carattere eccezionale di poter rinvitare l'impresa uscente, appunto, con un'adeguata motivazione. E questo quindi, ecco, fa sì anche che le imprese che siano considerate di fiducia perché hanno svolto un buon lavoro possono comunque avere anche loro la loro possibilità di essere, ecco, reinvitate, sempre con l'adeguata motivazione. Passiamo invece ai subappalti, Baldarelli. Il subappalto è stato il nodo principale di questo decreto legge. Perché? Perché c'era una parte del governo che lo voleva rendere libero, una parte di un'associazione di categoria che lo voleva libero. Noi come CNA lo volevamo mantenere, pensando che prima era il 30%, perché molte nostre imprese sono subappaltatrici. Quando si parla di subappalto non significa lavoro sfruttato dell'impresa, ma significa dare la capacità alla piccola e media impresa di crescere. Quindi è questo il concetto su cui ci siamo sviluppati. Quindi si è passati in un periodo in cui l'appalto sembrava libero, adesso si passava al 50%, adesso il subappalto è nel 40%. Quindi se il bando è 100.000 euro, il 40%, 40.000 euro possono essere subappaltati. Questo è molto importante perché? Perché il subappalto permette nuovamente, come dicevo prima, dare la possibilità
alle nostre imprese che rappresentiamo a poter lavorare, avvicinarsi a questo mondo degli appalti pubblici. Un altro aspetto molto importante del subappalto, dobbiamo precisare che questo decreto legge è in vigore fino al 31/12/2020, quindi la norma del subappalto vale fino al 31/12/2020. Però un aspetto che a noi non è piaciuta è che chi ha il subappalto non può aver partecipato alla gara. Quindi cosa significa? Se io partecipo alla gara e lo vince un'impresa che io conosco, potrei essere un suo subappaltatore. In questo caso non lo posso fare. Allora cosa succede? Può succedere che si corre il rischio che abbiamo una tranche di imprese che fanno le gare e un gruppo di imprese che sono subappaltatori. Quindi questa si divise e questa specializzazione che noi chiediamo e auspichiamo, viene invece creata una linea netta diversa. Questa è una cosa su cui noi ci siamo battuti, però dobbiamo essere sinceri, tra subappalto libero al 100%, dove le gare d'appalto potevano essere vinte dalle imprese, noi le chiamiamo scatole vuote o le imprese con le valigie, devono avere per forza la qualificazione. Non dimentichiamo, perché come dicevo prima, oltre 150.000 euro le imprese devono qualificarsi con la SOA. E un nostro partner è la SOA, esatto, CQP, è la SOA CQP che collabora direttamente con noi, quindi è molto importante la qualificazione e avvalersi di soggetti importanti a livello nazionale. Quindi noi consideriamo il subappalto uno strumento importante, il 40% è un punto di mediazione che va bene, è chiaro che lavoreremo perché le imprese non vengono poi, tra virgolette, prese sfruttate sui prezzi. E qui come associazione noi, è un invito che faccio al sistema di imprese, ci confronteremo in modo diretto anche con le amministrazioni locali per controllare i subappalti. L'altro aspetto importante è che l'ente appaltante può decidere la percentuale di subappalto. Quindi può decidere il 40%, ma può decidere il 30%, può decidere il 20%. È chiaro, bisogna guardare la tipologia d'appalto, quindi c'è anche una forte discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale. L'altro aspetto fondamentale è che viene ripristinato il pagamento diretto al subappaltatore. Quindi il subappalto autorizzato, l'impresa viene pagata direttamente dall'amministrazione comunale. Può anche essere pagata anche dalla ditta che ha vinto l'appalto, però può anche essere pagata dall'impresa principale. Quindi se l'impresa principale ha dei problemi, l'impresa si può rivolgere direttamente all'amministrazione comunale. Vi confronterete, suppongo, anche con il comune stesso, quindi con l'amministratore? Certo, è uno degli aspetti fondamentali, il confronto con gli amministratori locali. Quindi questa è una cosa che faremo da settembre. Ecco, ma invece come avverranno i pagamenti, avvocato? Allora, i pagamenti, ecco, la grande novità che c'è stata comunque, ecco, già dopo l'entrata in vigore dello sblocco cantieri, ma anche prima, ecco, si è data la possibilità di finalmente di equiparare la cosiddetta, ecco, Cenerentola degli appalti pubblici, ovvero le forniture e servizi, ai lavori, perché ricordiamo comunque, ecco, anche nelle impostazioni passate hanno sempre, ecco, il codice ha sempre avuto questa grande differenza tra quello che era il regolamento per i lavori e il regolamento che mancava comunque per forniture e servizi. Quindi adesso vedremo anche nelle more del tempo che passa se veramente fra questi 180 giorni vedremo un nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e se verranno presi in considerazione anche quelle che sono appunto forniture e servizi che erano considerate, come dico appunto, passatemi il termine, Cenerentola nella vecchia impostazione codicistica. E a maggior ragione si è data la possibilità anche per coloro che forniscono forniture e servizi di poter richiedere l'anticipazione del 20% all'inizio proprio, ecco, dell'attività, nel momento in cui vengono anticipate comunque delle spese da parte delle imprese, quindi equiparando quello che è l'impegno economico che dovrà affrontare un'impresa nel settore lavori anche allo stesso impegno economico che può trovarsi a dover affrontare un'impresa che fornisce un bene alla stazione appaltante o esegue un servizio. Fausto, concludiamo con un'analisi finale. Allora, l'analisi finale è che la CNA si è organizzata per dare un supporto alle imprese. Noi non a caso abbiamo scelto dei partner importanti. La Nicole Tonelli attraverso il suo studio Contract Consulting, la SOA CQP e la CNA. Cioè noi dobbiamo essere un supporto al sistema delle imprese.
perché, come detto, dal 1° di settembre andremo a dialogare con tutte le amministrazioni locali per far capire l'importanza di questo sblocca cantieri e il ruolo che possono avere le imprese del territorio. È chiaro che non possiamo creare bandi ad hoc per le imprese del territorio, non ce lo permette l'Europa, non ce lo permette la norma, però possono essere protagoniste e se le imprese che lavorano con criteri di rispetto del contratto, di rispetto delle norme, secondo me potranno essere protagoniste e possono avere CNA, SOACQP e Contract Consulting a fianco. Sempre a fianco delle imprese. Sempre a fianco delle imprese. Il vostro slogan. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati nei nostri studi, a partire appunto da Fausto Baldarelli, responsabile costruzioni della CNA, e l'avvocato Nicole Tonelli, consulente CNA Appalti Pubblici. Grazie di nuovo per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.